5 medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo su 6 gare. Questo è il trionfante bilancio del ciclismo italiano alla 17ª Olimpiade di Roma. Il quartetto composto dai nostri Testa, Vallotto, Vigna e Arienti ha regolato nella finale inseguimento a squadre in 4 primi, 30 secondi e 9 i pur forti ciclisti della Germania. Terzi, incomodi, i soliti russi che hanno preceduto la Francia. Il confronto avvincente ha messo in luce le qualità stilistiche e tecniche della nostra formazione. Una vittoria strameritata e un'altra medaglia nel sacco. Tutto facile anche per Gagliardoni nella finale della gara di velocità. Il nostro ciclista è una vera e propria esplosione di energia e di potenza. L'azzurro conduce il primo giro. Nel secondo cede il passo all'avversario, il belga Sterky. Infine parte come un proiettile, risucchia il rivale e tira alla morte con una progressione fantastica. L'entusiasmo della folla non conosce più limiti e ancora una volta il tricolore italiano sale sul pennone più alto. Un'altra medaglia è in nostre mani.